Guarda i video senza pubblicità e inizia il tuo percorso spirituale. E se desideri sostenere la mia attività di divulgazione, puoi cliccare il pulsante Grazie presente sotto il video. È noto che in astrologia la storia venga suddivisa in periodi di 2100 anni circa, meglio di 2165 anni. Ciascuno di questi è governato da un segno zodiacale, cioè da una delle costellazioni contenute nella fascia celeste che si estende di circa 8 gradi da entrambe le parti dell'ellittica, il cammino apparente del Sole. Le costellazioni sono riportate in questa figura. Gli astrologi si basano sul fatto che il punto vernale equinoziale, il grado zero nell'Ariete, si sposta lentamente all'indietro attraverso i segni per effetto della precessione degli equinozi, il che vale a dire che il Sole nell'equinozio di primavera, che è il 21 marzo, si trova in una stessa costellazione in virtù dell'effetto detto per circa 2100 anni, trascorsi i quali passa nella costellazione vicina. Immaginiamo, per comprendere la cosa, un orologio celeste costituito dalle costellazioni zodiacali. Guardate quest'altra immagine. La lancetta, l'asse degli equinozi, cioè, compie l'intero giro in 26.000 anni. Un dodicesimo di giro, pertanto, viene compiuto in 2165 anni circa e un dodicesimo di giro corrisponde al percorso in un segno. Poiché la figura è sufficientemente eloquente, ad essa rimandiamo. Qui sarebbe necessario aprire una lunga parentesi, perché forse la cosa, così come l'abbiamo presentata, può apparire semplicistica, ma la lunga parentesi ci potrebbe portare assai lontano dall'argomento, per cui riteniamo che un breve cenno oltre quanto detto sia sufficiente per spaziare maggiormente su ciò senza perdere di vista il fine per cui queste note sono state scritte. Il periodo di 26.000 anni, che corrisponde ad un intero ciclo di una civilizzazione umana, è un dato ricavabile anche da altre osservazioni basate sulle leggi dell'armonia universale. Per esempio, si sa che l'uomo respira normalmente 18 volte al minuto, in un'ora sono 1080 volte e in un giorno di 24 ore sono 25.920 volte, il che corrisponde al numero degli anni della rivoluzione polare sulla sfera celeste nel ciclo precessionale. La tradizione ci dice che il grande ciclo di una manifestazione universale conta due precessioni e mezzo, cioè, come potete qui leggere, 25.920 per 5 diviso 2 sono 64.800 anni. Questo immenso ciclo si divide in età successive mediante la quadratura del cerchio, cioè per 1 più 2 più 3 più 4 uguale 10. Tali età valgono 4, 3, 2, un decimo del ciclo intero e sono, secondo la tradizione occidentale, l'età dell'oro, 64.800 per 4 diviso 10, 25.920 anni, l'età dell'argento, 64.008 per 3 diviso 10 sono 19.440 anni, età del bronzo, 64.800 per 2 diviso 10 sono 12.960 anni, e infine età del ferro, 64.800 per 1 diviso 10 sono 6.480 anni.
I differenti cicli sono separati gli uni dagli altri da distruzioni parziali o totali, da annientamenti, da riforme, eccetera, che agli occhi dei mortali appaiono come grandi catastrofi, per esempio diluvi. Naturalmente esiste tutta una problematica interessante per determinare l'inizio dei cicli, eccetera, ma dobbiamo rimandare lo studioso che si sente interessato a ciò ai libri in commercio per tornare ad occuparci dell'età dell'era dell'acquario. Il periodo in cui stiamo vivendo è un periodo difficile, forse il più difficile della storia dell'umanità, in cui in tutti i settori della vita regna estrema confusione. Mentre i conflitti di qualsiasi natura, tra caste, tra classi, tra gruppi, sono in continuo aumento senza speranza di diminuzione. Siamo effettivamente in un periodo di transizione, in cui, come abbiamo detto, ad una era ne sostituisce una nuova, in cui occorre operare individualmente una scelta o per la difesa estrema di un sistema di vita, o per il progresso verso un sistema di vita differente. In effetti, molte cose del vecchio, le forme, le strutture, gli istituti appaiono sempre più inadeguati, superati, insufficienti, ostacolanti sia a chi comincia ad adattarsi alle nuove forme di vita, sia soprattutto alle nuove generazioni. Naturalmente, molti sono coloro che ancora sono ostinatamente e disperatamente attaccati a queste vecchie forme, mentre altri vagheggiano impossibili restaurazioni o creano movimenti di reazione all'avvento di questa nuova era, con la fallace illusione di contrastare le nuove correnti e addirittura di poter ristabilire le vecchie condizioni, ponendosi in tal modo fuori della realtà delle cose, combattendo la battaglia di quell'uomo che con le braccia verso il sole tentava di impedirne il corso perché non raggiungesse il suo acne e non tramontasse mai. Sia ben chiaro che non possiamo sottoscrivere la validità delle rudimentali manifestazioni con cui le nuove tendenze cercano di manifestarsi. Tuttavia, in esse, come scrive un eminente psicologo, Roberto Assaggioli, vi è il germe della speranza del futuro. E se è ben vero che vivere in questo periodo appare scomodo, insicuro e pericoloso, non è meno vero che è di estremo interesse e non è meno vero che si impone da parte di coloro che sono, in virtù delle loro qualifiche iniziatiche, sulla cresta dell'onda evolvente, un lavoro di identificazione con gli aspetti e le qualità della nuova era, un atteggiamento di umiltà, di comprensione e di cooperazione. A questo lavoro di estremo interesse sono chiamati tutti coloro che lavorano alla costruzione del tempio del grande architetto dell'universo. Ma ciò non deve solo essere teorico, perché se è vero che dobbiamo afferrare le esigenze, le direttive secondo le quali si svilupperanno i modi di essere della civiltà nuova successiva a questo periodo caotico e di trasformazione, penetrando nel mondo delle idee e delle cause, dobbiamo anche aiutare la loro manifestazione nel piano fisico, nel piano della vita giornaliera, mediante un lavoro di gruppo, quel lavoro che proprio per l'appartenenza alla massoneria ci è congeniale. E infatti, una delle caratteristiche principali del futuro è la trasformazione di tutte le attività in attività di gruppo. Già da qualche decennio se ne vedono i sintomi. Nel campo scientifico, per esempio, al ricercatore solitario, all'uomo in attesa dell'illuminazione, si è sostituito il lavoro di gruppo, il lavoro di equipe e così via in tutti i campi, in forma più o meno palese.
la natura impersonale del loro lavoro e la sua portata, extraterrestre in molti campi, astrofisica, astronomia, esplorazione dello spazio, portano all'attuazione di una specie di fratellanza delle menti che si sostituisce gradatamente agli impulsi personali e nazionali. Accanto a ciò, un'altra caratteristica deve essere evidenziata, che è quella della cooperazione. Questo fatto è evidente soprattutto in campo internazionale e se l'Organizzazione delle Nazioni Unite non appare un esempio valido, perché insufficienti appaiono le sue realizzazioni, ciò è perché non ancora pienamente si è manifestata quella nuova età a cui tutti aspiriamo. Non è qui il caso di esaminare a fondo queste due caratteristiche, né di andare alla ricerca delle altre o farne un elenco che, come tale, resterebbe sterile. Tuttavia, ci piace qui riportare un largo stralcio di uno studio di Ugo Poli che confronta le caratteristiche dell'età dei pesci con quelle dell'età dell'acquario. E gli scrive: nei pesci, la nota dominante è stata lo sviluppo dell'individualità dell'uomo, perché si rendesse cosciente delle sue singole capacità, estraniandosi, in un certo senso, dal gruppo in cui viveva, responsabilizzando le sue capacità di comportamento e di sviluppo individuale nell'estrinsecazione delle sue possibilità e potenzialità. Naturalmente, questo obiettivo ha portato alla sua esasperazione e degenerazione, e quindi ha esaltato l'egoismo e l'egocentrismo. Tutto questo ha portato ad una parossistica accentuazione del senso di separatività in ogni campo, religioso, politico, economico, che ha portato all'intollerante osservazione di ogni ideale percepito.